Dopo aver esaminato il fascicolo sanitario di un paziente, ho cominciato a rendermi conto della bizzarra schiera di malattie mentali che abbiamo qui. Sarò sincera, non ho mai davvero pensato ai pazienti come persona prima di adesso. Pazzo è un'etichetta che disumanizza immediatamente le persone, tagliandole fuori da ogni simpatia o comprensione. C'è una ragazza, per esempio, che si rifiuta di parlare con chiunque finché non le viene prima permesso di tastare le loro tempie per cercare delle fibre nervose, qualunque cosa questo significhi. Oltre a questo, e a una leggera paranoia, lei sembra essere completamente cosciente e normale. Ma prima era facile considerarla solo come un'altra paziente malata di mente. Mi chiedo cosa pensi questa ragazza. Si rifiuta di dare spiegazioni sul suo comportamento. Più leggo i loro resoconti, più mi rendo conto che queste sono persone reali, afflitte da torture oltre la normale immaginazione. La scorsa notte, mentre leggevo in pausa, le parole di un uomo catturano la mia attenzione. Lo conosco, è costantemente depresso, rassegnato e svuotato. Ma ora penso che, a parte tutto questo, egli sia come noi. Lui è solo tormentato da questa cosa che lo attanaglia. Va bene, te lo dirò. Solo niente più elettroshock. Mi hai promesso, niente più elettroshock se te lo dico. Comunque non fa nessuna differenza. So come è iniziato. Ora è ovvio quando ci ripenso. Ero per strada, passeggiando con degli amici. Stavamo bevendo e ci stavamo dirigendo verso il bar successivo, quando un tipo strano e disgustoso con gli occhi disperati mi viene addosso. Puzzava come di sudore e qualcos'altro, e mi schizzò qualcosa addosso. Mi arrivò sulla mano, sulle unghie per la precisione. Era sangue. Mi aveva schizzato con del sangue. Si immobilizzò. Sembrava terrorizzato e depresso. «Mi dispiace», disse. Gli credevo, ma non capivo per quale motivo fosse dispiaciuto. Scappò via. Disgustato, mi ripulì e cercai di dimenticarmene. Non successe nulla per un po'. Oddio, ricordo ogni dettaglio di quella notte. Sdraiato da sola nel mio squallido appartamento, fissai il mio soffitto nero, sentendomi strano. E poi mi piegai in due dal dolore, troppo scosso persino per urlare. Ricordo di averla fissata senza capire ancora quanto fossi fottuto. Questa lunga, sanguinosa cosa a forma di lama spuntava fuori dal mio stinco. Da dove veniva? Qualcuno mi aveva pugnalato? Non capivo. Raggiunsi il telefono, ma appena la lama si mosse, sentii una fitta dolorosa. Un'altra lunga, bianca lama spuntò fuori e le due si separarono, aprendo uno squarcio sulla mia pelle. All'improvviso ebbi la visione dei rasoi che continuavano a tagliare, facendomi a pezzi dall'interno. Ora, desidero quasi che fosse successo. Non ebbi molto tempo per andare nel panico. Le lame si fermarono. Mi immobilizzai, stringendo la mia gamba. Altre quattro protuberanze sanguinose si erano aggiunte alle altre due. E allora quella cosa saltò fuori. Tremando, tramortito dallo shock e dal panico, mi sentii un po' risollevato dal fatto che non stavo per essere squartato. E poi la consolazione svanì, appena realizzai che qualcosa di vivo era appena strisciato fuori dall'osso del mio stinco. Gocciolante del mio sangue, esaminò la stanza coi suoi sei occhi perlacei. Sembrava intagliato nell'osso. Si reggeva su sei zampe simili a lame, i rasoi che avevano squarciato il mio polpaccio. Era alto circa 60 centimetri ed era molto simile a un ragno. «Inaspettato», disse. Non aveva una bocca. Come faceva a parlare? «Inaspettato», gli chiesi, confuso e terrorizzato. «Chi sei?» Tremavo e stavo per mettermi a piangere, volevo solo che se ne andasse. Nessuno di importante. Quella era la risposta sbagliata. Conficcò di nuovo una zampa dentro l'osso esposto del mio polpaccio
evitando con precisione la carne esposta ed il sangue che continuava a sgorgare. Sentii un pungolo affilato nel mio petto. Capii, terrorizzato, che la zampa di quella creatura era entrata nella mia tibia, ma stava riuscendo da una delle mie costole. Una punta affilata premeva sul mio cuore dall'interno. Ti prego, implorai con il sudore che mi colava negli occhi. Farò tutto quello che mi dici, lo farò, ma non uccidermi. Accettabile, rispose. Ritirò il suo arto e il dolore se ne andò con esso. Farai come ti viene detto o morirai tra dolori atroci. Sì, va bene, risposi strozzato dai singhiozzi. Si arrampicò dentro l'osso esposto ed è sparito senza avermi dato nessun ordine. Andai all'ospedale, mi ricucirono la gamba, sostenni che era stato un incidente e sembrò che avessi di nuovo il controllo della mia vita. Mi sbagliavo. Qualche notte dopo sgusciò fuori dalla sutura. Costernato ma pronto, mi assicurai di memorizzare il più possibile su quella cosa. Era sottile, letale, aveva uno strano fascino, simile a un insetto fatto d'avorio. Qualcuno doveva sapere di quella cosa. Mi diede degli ordini, mi fece fare delle cose. Iniziò con piccoli crimini, voleva che li facessi in una certa maniera, lasciando prove false per motivi che non mi vennero detti. Mi guidò in pericolosi locali della malavita, anche se all'epoca le altre persone erano l'ultima delle mie preoccupazioni. Un altro dei suoi schiavi mi diede un lungo osso di animale trattato con quel sangue speciale e spesso mi fece portare quell'osso in posti malfamati. Lui sarebbe emerso da quell'osso e avrebbe parlato con qualcuno, qualcuno che sapeva della sua esistenza, in grado di difendersi da lui? Qualcuno con cui aveva bisogno di fare un accordo per i suoi scopi? Non lo vidi mai. Dubitavo che mi avrebbe aiutato anche se fossi riuscito a trovarlo. Persi la speranza dopo aver sprecato molte notti cercando una risposta o un aiuto. Ho picchiato persone, ho scippato, ho rapinato un negozio di alimentari con un coltello. Mi fece persino mettere quel sangue maledetto sull'unghia di questo tipo e dovetti stare a guardare mentre veniva fatto a pezzi da quelle zampe a rasoio. Le sue mani che cadevano per terra, la sua gamba recisa al ginocchio con un taglio circolare. Urlava, piangeva, pregava e implorava. Lo torturò fino ad ucciderlo per delle informazioni che io non capii. E quindi mi fece prendere i suoi pezzi per disfarmene. Oh Dio! Ogni volta che non avevo ordini, mi dedicavo ad altre maniere per distrarre me stesso dal pozzo nero di disperazione che cresceva dentro di me. Mio fratello mi trovò per strada dopo qualche mese di questa storia. Anche di quella volta ricordo ogni dettaglio. «Devi tornare a casa», insistette lui. «Ti faremo smettere con le droghe, sarai pulito, papà ti troverà un lavoro». «Le droghe non sono un problema», ricordo di avergli urlato contro. «Sono l'unica cosa che mi impedisce di perdere la testa. È il camminatore delle ossa». Appena dissi quelle parole, una punta affilata mi colpì sotto la mia scapola sinistra. Il colpo successivo graffiò il lato del mio polmone destro. Capii che mi stava osservando. Il messaggio era chiaro. Se ne avessi parlato con qualcuno, lui mi avrebbe fatto a pezzi dall'interno. «Va via di qui», urlai a mio fratello, sentendomi come quell'uomo disgustoso e disperato che mi era venuto addosso. «Non mi puoi aiutare, vattene». Ci diedi dentro ancora di più con le droghe pesanti. A un certo punto non avevo più nulla che assomigliasse al mio vecchio me stesso e decisi di non seguire più i suoi ordini, anche se ciò significava la mia morte. Dietro suo ordine comprai un fucile e mi esercitai ad usarlo. Voleva che uccidessi qualcuno, qualcuno di importante, ma quando sarebbe venuto a riferirmi il nome e il piano, io avrei rifiutato. Mi chiesi come l'avrebbe fatto, pugnalando il mio cranio dall'interno, uccidendomi all'istante, o spuntando fuori da ogni mio osso, dilaniandomi lentamente come quel poveraccio. Fissai l'arma, chiedendomi se avrebbe perseguitato la mia famiglia dopo il mio rifiuto.
Avevo davvero una scelta. Potevo sacrificare mio fratello e i miei genitori. Dovevo fare in modo che il camminatore delle ossa non pensasse che fosse colpa mia. Chiamai, lasciando una soffiata anonima. Appena mi circondarono, rimasi lì risollevato e calmo, mentre mi mettevano le manette. Stetti in custodia, apparentemente catturato dalla polizia. Quando il camminatore delle ossa sarebbe arrivato, non avrebbe avuto alcuna ragione per punire la mia famiglia. Mi avrebbe ucciso e basta. Ma non arrivò mai. Cioè, so perché non è tornato ora, ma sono debole e in ogni caso sono bloccato qui. Continuo a pensare, e se ce ne fossero altri? E se un giorno venissero per me, perché io so, non ci sarà nessun avviso. Potrebbero arrivare da un momento all'altro. Solo la sensazione di una punta affilata. E poi sarò morto. La cosa che mi colpisce di più del suo resoconto è che è molto simile ai deliri di un uomo che morì orribilmente qualche tempo fa. Era stato mutilato in una maniera inimmaginabile, come se la sua faccia fosse stata strappata via dall'interno, oltre alle altre ferite. La sua storia fece notizia e la gente immaginò che fosse stato l'assassino seriale responsabile di altre terribili morti simili a quella. Ma quell'uomo sosteneva che, con le sue ultime forze, era riuscito a distruggere la creatura. Suppongo che quest'uomo abbia letto della questione dell'uomo precedente, sviluppando un'ossessione o un'illusione su di essa. Trovo curioso come la pazzia sembra essere contagiosa, soprattutto in questi tempi. Comincio a chiedermi se questo posto serva davvero ad aiutare le persone o se sia usato per contenerle, come una quarantena per un'epidemia. Aggiornamento. Ora sono convinto che stia accadendo qualcosa di più.